E parita tra cosenza e pescara 1 bis 1 nella decima giornata del campionato di serie B. Nel primo tempo il Cosenza mette in difficoltà gli abruzzesi grazie ad un pressing che permette al trio offensivo, Bezzutino Miniero, di creare i presupposti per il gol del vantaggio che arriva al 45 minuti, filo si lascia sfuggire il tiro e l'ex bomber del Pescara deposita la palla in rete. Per il Pescara il pareggio arriva quasi sul fine della ripresa, al 44 quando dai testa Greco punisce un imperfetto Cerofolini, la palla entra dai pochi centimetri e l'arbitro concede il gol alla capolista CSK imbattuta dal Senvito Marola. Proteste del Cosenza. La palla non è entrata, si lamenta il tecnico calabrese Broglia, espulso dal campo per rimostranze. Fuori anche il direttore sportivo Stefano Trincera. Risultati degli incontri della decima giornata del campionato di serie B RISULTATICLASSIFICA. Ascoli Verona 1 bis 0 Carpi Palermo 0 bis 3 Cittadella Foggia 1 bis 1 Cosenza Pescara 1 bis 1 Cremonese Venezia 0 bis 1 Perugia Padova 3 bis 2 Spezia Miventurin Viata Salernitana Lifono Lecce Crotone La Serie B in Pillole Carpi Palermo 0 bis 3 Sono Tri Punti Pesanti Quelli Conquistati a Carpi dal Palermo C vincendo 3 bis 0 e approfittando del pari del Pescara 6 al secondo posto e reduce ad un solo punto il distacco dalla vetta occupata dagli stessi abruzzesi. Apre le marche già al 6 minuti. Prima dell'intervallo la squadra dai Casa rimane in 10 per l'espulsione dai Pezzi, doppia ammonizione. Nella ripresa la squadra dai Stelluon mette al sicuro il risultato con Jajalo, 16 e Nestorovski, 29. Un espulso anche per il Palermo, Rosso diretto al 21. Crisi nera per il Carpi, un punto in 4 partite, che non rischia a risalire dall'ultimo posto. Per Stelluon 10 punti nelle 4 gare da quando e alla guida del Palermo. Ascoli Verona 1 bis 0 al del Duca, l'Ascoli supera il Verona 1 bis 0 grazie ad un gol del Cavion prontissimo al 40 della ripresa a butta dentro un tiro da Ninkovic che era stato fermato dal palo. Vittoria meritata quella dei bianconeri che hanno saputo bloccare a centrocampo la squadra veneta senza mai costellazioni pericolose. Cittadella Foggia 1 bis 1 punto prezioso per il Foggia, che ferma il Cittadella Sal 1 bis 1 al tombolato e prosegue la risalita in classifica. Gli ospiti passano in vantaggio al primo tentativo, un tiro da fuori area dai Chiaretti che si inciacca sotto l'incrocio dei pali al 21. Immediata la risione del Cittadella, che pareggia al 28 bis Arimura Panico, che però rimette al centro consentendo a Iori da segnare a porta vuota. Nella ripresa da segnalare un paio di occasioni per parte, ma Pagliari e Vizzari fanno buona guardia. Il Cittadella chiude in 10 uomini per l'espulsione da Rizzo, autor di un brutto fallo Alex Buselletto al 88. Perugia Padova 3 bis 2 il Perugia trova in Pienrico Fierro il Gizzo giusto per imporsi sul Padova, battuto 3 bis 2 nel 10, turno dai B disputato al Curi. I biancorossi da Nesta Pressano fin dall'ovvio, sploccando al 17, Conver. Poi di Uepale Gol sprecket, momenti da nervosismo e una timida risione di Giuomini dai Bisoli, pericolosi solo al 22, con un tiro dai Bonazzoli finito alto sopra l'incrocio. E alla fine dei 45 c'è il gioco si extende, quando il Padova pareggia su rigore con Capello che spiazza Gabriel.
Nella represase anche il raddoppio veneto, ma l'arbitro annulla per fuori gioco. Ne approfittano i grifonici al 11 su punizione a due in area a Lungano con Falasco. Non si istia il Padova, ci cresce e sugli sviluppi dai un angolo agenzia con Cacchelletti al 30. A scrivere però la parola fein e in PM Riccio Fiero 47. El Yamik ci regala ai padroni dai Cassati e i punti. Cremonese Venezia 0-1 colpo esterno per il Venezia dai Zenga, squalificato, in Pecine Carbon, CS Bugnalo Stadio Zeni battendo la Cremonese 1-0 e il suo ex compagno Mandolini ai tempi dell'Inter. Non una partita particolarmente emozionante ma ci ai Veneti hanno vinto con merito. Nel primo tempo è la Cremonese c'è sfiora il vantaggio con un tiro a girare dai sinistro dai Castrovilli con Palacesi in French sul palo. Resterà l'unica vera occasione per i Grigio Rossi. Nella ripresa la gara non c'è dai tono, ma il Venezia con i cambi Citro e Gaio prova la velocità alla manovra. La massa porta i suoi frutti vinto c'è a 12 dalla fine arriva un contropiede micidiale. Ci pensa dai Mariano a farsi una volata dai 60 metri e a battere Ratonovic a FIL dai palo. La Cremonese prova una risione ma senza mai impensierai a Vicario c'è chiud la gara senza una vera e propria parata. Alla fine arrivano anche ai fischi dei tifosi dai Casa. E la seconda sconfitta consecutiva della Cremonese dopo quella contro il Benevento. Il Venezia invece dall'arrivo dai Zenga ha cambiato passo e ora è a quota 9 punti. Punt. Classifica, Pescara 19 punti, Palermo 18. Verona 17, Benevento 16, Cittadella 15, Brescia e Salernitana 14, Lecce e Spezia 13, Ascoli 12, Cremonese, Crotone e Perugia 11, Venezia 9, Cosenza 8, Padova 7, Foggia 6, Livorno e Capi 5.